Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata, la seconda di Cascio Lesbi. Eccoci. Ecco anche Anna. Mele e le pere, giusto? Gratuite, invece di buttarle via. Sì, questo è il paesino di Cascio. Noi abbiamo appena parcheggiato la macchina in questo comodo parcheggio. È la parte dietro del castello, logicamente la tenuta è immensa, prende tutto un colle. Questo è il versante opposto da dove eravamo prima e dove si sviluppa il paese con le case. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Siamo Anna e Marco, vite in Inghilterra, e vi facciamo vedere cosa si trova qui nei paraggi vicino a casa nostra. Qui siamo nel Northamptonshire. Alle mie spalle qui c'è un pascolo, tra l'altro fa sempre parte della tenuta. Alcune aree chiaramente sono precluse al pubblico, non si possono visitare, però è bello anche passeggiare, lasciare la macchina in paese e godersi il panorama. Oggi in questo momento c'è anche un po' di leggera pioggerellina. Sì, è impercettibile, rende l'atmosfera inglese. Ecco qui l'altro parcheggio del castello. Casa Lesbi offre anche dei piccoli negozi dove fare dello shopping. Il nostro preferito è The Deli. Sono bellissimi e caratteristici questi negozi, che sono tutti belli bassi, vedete. Di solito noi veniamo qui, ragazzi, a prenderci la lemon curd e i formaggi che sono tipici. L'auto è alle nostre spalle, ragazzi. Mentre qui, a fianco a questo negozio che si chiama Terry Gina, fanno praticamente mobili di legno, c'è un passaggio segreto con uno stanzino, vedete che carino, con il tavolino, con tutte le piantine. Guardate che meraviglia. Si entra, da una parte c'è una boutique, ecco qui vedete un po' di opere dell'artigianato locale, se si può dire così. Tazzine, cose che preparano, Racks Boutique, e questa è una specie di, chiamiamolo, passaggio tra i negozi, dal parcheggio ai negozi. Poi chiaramente la sera chiudono tutto ed è bello vedere tutta questa cosa un po' così caratteristica. Ecco, qui c'è la piazza che al momento hanno chiuso, ma noi abbiamo avuto la fortuna di vederla bella gremita di persone, perché qui dove c'erano queste auto c'erano tutte le bancarelle con tutte le produzioni locali. Questo è il nostro negozio preferito. Al suo interno si trovano tantissimi prodotti gastronomici tipici della zona. Io ho già infilato la mascherina, anche Anna, e andiamo all'attacco. Siamo dentro al Deli e il proprietario ci ha appena accordato il permesso di fare una panoramica di tutte le cose che ci sono in vendita. Buon per noi e anche per voi, soprattutto, così vedete tante belle cose e soprattutto buone. E se per caso passate in Inghilterra, potete anche ricordarvi attraverso questo video dei prodotti tipici del countryside. Ecco, partiamo subito, ragazzi.
sono un po' di specialità anche da vari paesi. Qua abbiamo cose spagnole, un po' di salame spagnolo. Che delirio! A me piace tantissimo il cioccolato con il 100% dark o 75% dark con l'arancia. Qui invece abbiamo una selezione di vini e di birre. Yeah, exactly. Yeah, last year, I remember. No, yeah, the one. Yep. Questa è la selezione dei formaggi, ragazzi, guardate che belli. Guardate che belle che sono queste bottigliette, sono bellissime, sono Io una la proverei, questa qui viola mi piace, no? Strawberry and vanilla. Questa qua cosa sarebbe? Violetta di Parma. San Violetta. Da Barbaro. Ok, da Barbaro. Old Tom Jim. Watermelon. Sarebbe all'anguria. Che belli. Quella viola mi piacerebbe. Quella viola? Sì, è strana. Posso prenderla così? E dove la prendo? Non tutto quello che ho fatto io al melograno. Melograno? Com'è? Buono? Come c'è quella lì nel buffo qui? Questo qui blu? Ragazzi, questa è la proprietaria, veramente simpatica e disponibile. E ecco, abbiamo preso qualcosa di più questa volta perché giustamente l'assaggio del gin mi interessava parecchio e quindi... This is really fancy. This is very nice. Parma Violet. Ah, yeah, it's beautiful, isn't it? È stata disponibile a farci vedere questo bellissimo negozio e noi chiaramente... Cheese. That's really good for melting. Yeah. Guardate un po' qui. From Sicily. From Sicily. Cannoli. All the way from Sicily. This is really nice shop. Our favorite shop. So come and visit. That's good. I'm very happy about that. Here we are, 3373. Thank you very much. Your name, sorry? Helen. Helen. Nice to meet you, Helen. Nice to meet you too. Guys, this is Helen. Hello. Eccoci, siamo appena usciti dal The Deli. Veramente un negozietto stupendo, il nostro preferito. Ah, guardate qua che bello. Si può giocare addirittura a Tris, a Mega Tris, fatto con il legno. Che dici, Anna? Bello.
Qui abbiamo il Treaders. Tarragina, sì. La mia pronuncia non è perfetta. E questa qui è la mappa di Casalaspi. Quindi hai esatto. Il Bru Shopping Yard dove siamo adesso. Nell'altro video, ragazzi, che vi lascio qui, potete andare a vedere il parco che abbiamo visitato praticamente questa mattina. E questo invece è il video del pomeriggio e il secondo in pratica. Noi abbiamo fatto il giro di tutta questa parte qua, i giardini all'italiana, la serra che è in fondo lì, non so se si riesce a vedere, eccola lì. Abbiamo fatto la serra, abbiamo fatto i giardini, tutta questa zona qui, e questo è il castello che non si può entrare chiaramente. Noi abbiamo visto questa parte qua dietro la chiesa. E quindi, i negozi sono esattamente lì, questa parte qui. Comunque lo vedete anche in Google, andate in Google Maps e vedete tutte queste questa bella mappa, ecco. È proprio tipico anche la pioggerellina inglese. Oggi per noi è il 15 di agosto, ragazzi, e si sta bene, non fa assolutamente caldo ed è proprio quello che cercavamo. È bellissimo proprio questa campagna inglese con le sue tipiche case, con i suoi tipici negozi. Guardate che bella che è questa casetta, hanno un giardino che è stupendo. Questa è la piazza, un hotel, ed è sicuramente chiuso al momento, però guardate che bello che è, nonostante mantenga la struttura e la originale, l'hanno comunque reso moderno, vedete? Ah, ecco, primo di settembre è aperto, così se volete venire a farvi un giro a Casalaspi, è un paradiso, eh. Questa casa è pazzesca. Veramente bello, eh? Qui regna la tranquillità. Vero, Anna? Eccezionale. Guardate che bello che è questo cancello d'ingresso, piccolino. E mi ricordano, appunto, lo stile Fable. Guardate la porta dov'è incastrata nel muro di recinzione. Cosa? Guarda, il 25 dove l'hanno ricavato. Numero 25, ragazzi. Questo sì, è albero di mele. Qui c'è abbondanza, vero Anna? E lì si intravede il castello. Eccoci, e siamo ritornati esattamente al punto di partenza. Ed eccoci, e qua alla nostra destra ci sono i negozi. Che dici, Anna? Ti piace qui? Sì, è bellissimo. È bellissimo. Tranquillo, grazie per essere rimasti con noi. Ci vediamo la prossima volta. Passate su Instagram, così avete sempre in anteprima foto e contenuti inediti. Noi alle nostre spalle abbiamo il castello che ci saluta. Andate a vedervi il video dedicato ai giardini. Dedicato ai giardini, precedente a questo qui, così fate anche un po' la connessione, diciamo, tra i due. E da Casalaspi è tutto. Vi salutiamo con questo bellissimo sfondo alle nostre spalle. Comincia anche a piovere, siamo giusti per entrare in macchina, tornare a casa e montare questo video. Ciao. Ciao ciao. Ciao. See you soon. Casetta gatti, ciao figlia, ciao Miju. Ecco il bottino di oggi, la orange card, la lemon card, questa è proprio tipica, questa invece è un po' più particolare, l'arancia. Tre tipi di formaggi, dal più tenero o dal più duro, vero? Questa è pasta tenera come un brie. Poi abbiamo
questo è un formaggio tipo raffreddato. E poi ho preso il gin, questo me lo degusterò soprattutto d'inverno qualche volta, così anche per il posto. Però ne valeva la pena, ragazzi.